Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Come sapete, Dragon's Dogma 2 è alle porte, siamo circa un mese dalla data ufficiale di uscita del gioco e Capcom ci sta somministrando gradualmente nuove informazioni e dettagli su questo imponente gioco di ruolo in arrivo. Credo fermamente che questo possa essere un vero contendente al titolo di gioco dell'anno per il 2024 e nel video di oggi parleremo di tutte le nuove informazioni rilasciate su Dragon's Dogma 2, compreso un nuovo gameplay delle vocazioni, un aggiornamento sulle situazioni del framerate, una demo giocabile di Dragon's Dogma 2 e molto altro ancora. Abbiamo molto da discutere in questo video, quindi controllate i capitoli per una visione più agevole e adesso, senza ulteriori indugi, sigla! Man mano che ci avviciniamo al lancio, Capcom ha rilasciato nuove informazioni su ogni vocazione, che sono la versione di Dragon's Dogma 2 delle classi dei personaggi. Sembra che ci saranno molte vocazioni in questo gioco e quella confermata di recente si chiama Warfarer, che tra parentesi abbiamo visto nell'ultimo video, ed è esclusiva per la Risen, e non può essere utilizzata come pedina. Oltre a ciò abbiamo visto molti video brevi di gameplay che mostrano dettagliatamente il combattimento per ciascuna di queste vocazioni iniziali. La prima è il guerriero, che presenta un combattimento simile ai primi giochi di Dark Souls con spada e scudo, e il sistema di combattimento consiste nel concatenare gli attacchi, schivare rotolando, usare lo scudo per parare gli attacchi nemici e sconfiggerli velocemente mentre sono storditi. La seconda classe disponibile è il ladro, il quale offre la possibilità di eludere i pericoli con destrezza. Armato di pugnali doppi e lame a una mano, il ladro è abile nello sconfiggere rapidamente i nemici, sfrutta agili schivate per cogliere di sorpresa gli avversari, infliggendo danni prima di allontanarsi e sfuggire ai contrattacchi. Nel recente filmato di gameplay è stata mostrata un'interessante sequenza in cui il ladro cavalca letteralmente la schiena di un nemico più imponente, trapassandolo ripetutamente. Questo rappresenta solo un assaggio del gameplay che caratterizzerà Dragon's Dogma 2. Inoltre i ladri sembrano avere la capacità di incendiare i pugnali infliggendo danni extra durante gli scontri. Ciò che è particolarmente intrigante è la possibilità di sconfiggere avversari di dimensioni imponenti utilizzando gli esplosivi. Una mossa che consente di afferrare l'avversario, applicargli con destrezza una carica di dinamite e infine sgusciare via dal pericolo prima di fare detonare l'esplosivo. La terza classe, l'arciere, si distingue per la sua straordinaria mobilità, sfruttando salti e scivolate per muoversi agilmente mentre impiega arco e frecce per infliggere danni a distanza. Pur avendo la capacità di compiere attacchi corpo a corpo per respingere i nemici, tali colpi non infliggeranno danni. Pertanto è essenziale mantenere una distanza di sicurezza per essere di effettivo supporto al gruppo. Dal recente video di gameplay emergono varietà di frecce, tra cui quelle esplosive che detonano all'impatto, frecce guidate in grado di colpire più bersagli consecutivamente e anche, ovviamente, le frecce infuocate che incendiano i bersagli. È plausibile quindi che vi siano molte altre tipologie ancora da scoprire. In aggiunta vi è anche l'opzione di impiegare una freccia pesante, caricata, in grado di infliggere enormi quantità di danno. Tuttavia è necessario dedicare alcuni secondi per armare l'arco e prendere la mira. Durante questo periodo potrebbero sorgere complicazioni se non si è consapevoli dell'ambiente circostante. Pertanto, con una mobilità sorprendente e una vasta gamma di frecce a disposizione, se desiderate emulare l'abilità di Hawkeye o Green Arrow, la scelta della vocazione di arciere si presenta come un solido punto di partenza. Per quanto riguarda la quarta vocazione, il mago emerge come una potente classe magica. Attraverso l'uso di dardi incantati potete danneggiare i nemici in sicurezza dalla distanza, mentre gli incantesimi consentono di fornire supporto al vostro gruppo attraverso cure e potenziamenti. Inoltre sono disponibili incantesimi offensivi di straordinaria potenza che, sebbene richiedano un periodo di lancio prolungato, infliggono danni impressionanti. Potete trasformare la vostra mano in un autentico lanciafiamme, evocare tempeste di fulmini o persino far esplodere la terra attorno ai nemici per eliminare istantaneamente le minacce. Tuttavia, è essenziale trovare un equilibrio tra supporto e danni, specialmente considerando il tempo richiesto per lanciare gli incantesimi più potenti. Mentre i gameplay di Dragon's Dogma 2 sono stati generalmente accolti con grande entusiasmo, sono state sollevate alcune preoccupazioni sulla questione di quanto ottimizzata sarà questa esperienza. Nelle ultime settimane diversi siti hanno riportato che la versione console di Dragon's Dogma 2 avrà un cap di 30 fps, senza un'opzione di modalità prestazioni, il che ha fatto inevitabilmente impazzire l'intera comunità, dicendo che il gioco sarà poco ottimizzato, avrà solo 30 fps e cosa diamine è successo a Dragon's Dogma 2?
Queste informazioni sulla limitazione di 30 fps si sono diffuse come un incendio, principalmente a causa della pagina di Steam, dove se scorrete verso il basso alle specifiche minime consigliate, la versione PC mirerà a 30 fps, il che sembra estremamente strano per un gioco che utilizza il Resident Evil Engine di Capcom. Inevitabili discussioni sono nate su se il gioco sarà ottimizzato correttamente o meno. Anche se Capcom non ha rilasciato una dichiarazione dettagliata su Twitter, abbiamo recentemente ottenuto la conferma che Dragon's Dogma 2 verrà lanciato su PC con un frame rate sbloccato. Quando ho visto per la prima volta questa notizia su Twitter, mi sono detto, ma certo, ovviamente il gioco avrà più di 30 fps, siamo nel 2024, quindi i giochi su PC non vengono più rilasciati con un limite di 30 fps. Anche se questa non è una notizia positiva, potrebbe essere in parte un po' negativa, principalmente a causa del modo in cui hanno deciso di specificare questa informazione. Mentre è facile leggere frame rate sbloccato come 30 fps o forse 60 o più, non è necessariamente vero. Se il frame rate è sbloccato, significa semplicemente che non c'è un limite. Non significa che sarà superiore a 30 fps o superiore a 60 fps. Quindi, ragazzi, non abbiamo ricevuto informazioni specifiche su se si stesse parlando di un frame rate limitato sulla versione PC o su quella console, il che aggiunge solo più domande alla discussione con quanto cattivo pregiudizio c'è stato riguardo all'ottimizzazione del gioco e tutto questo trambusto sui 30 fps. Non sorprende che uno sviluppatore confermi un frame rate sbloccato, ma è un po' più inquietante notare la spiegazione vaga fornita. Come già menzionato, ciò non fornisce informazioni concrete sulla qualità complessiva delle prestazioni del gioco. Inoltre, la pagina di Steam solleva preoccupazioni significative riguardo all'ottimizzazione. In mezzo a questa confusione è auspicabile che Capcom fornisca chiarimenti nel prossimo futuro, o comunque in tempi abbastanza brevi, poiché cresce l'ansia tra i giocatori che temono un potenziale fallimento dal punto di vista dell'ottimizzazione, compromettendo così il lancio di un gioco tanto atteso. Mentre è improbabile che il gioco sarà scarsamente ottimizzato, è essenziale che gli sviluppatori spieghino chiaramente la situazione. Per quanto riguarda il frame rate sbloccato su PC, rimane ancora incerta la situazione sulla console. Sarà adottata una modalità risoluzione a 30 fps con una modalità prestazione a 45 o spero 60 fps? Capcom potrebbe dissipare facilmente questa incertezza attraverso una demo, aspetto del quale abbiamo effettivamente alcune notizie da discutere. Capcom ha reso abbastanza comune la loro strategia commerciale negli ultimi anni. Praticamente ogni nuovo gioco Capcom viene rilasciato con una demo al giorno d'oggi e sebbene al momento in cui sto realizzando questo video nulla sia confermato al 100%, c'è effettivamente qualche evidenza che suggerisce che otterremo qualche tipo di demo per Dragon's Dogma 2 un po' più avanti. Speriamo. Ora, la grande domanda che Capcom si sta probabilmente facendo in questo momento è se Dragon's Dogma 2 raggiungerà il tipo di successo mainstream che speravano con il primo titolo. Il Dragon's Dogma originale è stato lanciato nel 2012 per Xbox 360 e PlayStation 3 ed è stato successivamente portato su PC e console di ultima generazione, ma nonostante le ottime recensioni e un grande seguito da parte del pubblico, non ha mai raggiunto lo stesso successo degli altri titoli Capcom di grande budget. Ecco perché ci è voluto più di un decennio per il sequel. Tuttavia non è un segreto che Dragon's Dogma 2 ha attirato molta più attenzione mainstream rispetto al primo e credo fermamente che ciò sia dovuto in gran parte al momento del rilascio, nonché al fatto che Capcom ha migliorato la sua reputazione con i giocatori negli ultimi 5-10 anni. Al momento del lancio del primo gioco Capcom sembrava affrontare controversie su controversie, ma da fine anni 2010 l'editore è diventato una delle aziende più coerenti e acclamate nell'ambito dei giochi AAA. E sembra che ogni gioco Capcom che esca ottenga recensioni eccellenti e vendite straordinarie, il che non era affatto il caso nel 2012. Quindi Dragon's Dogma 2 ha sicuramente questo a suo favore. Inoltre, questa volta Dragon's Dogma 2 sta uscendo in un momento in cui gli RPG fantasy su larga scala sono molto più popolari rispetto agli inizi del 2010. Dai tempi del primo titolo abbiamo visto tonnellate di grandi RPG fantasy come per esempio The Witcher, Baldur's Gate 3, Elden Ring e molti altri che hanno contribuito a spingere ulteriormente il genere nel mainstream. Dragon's Dogma 2 sta arrivando in un momento perfetto, specialmente dopo meno di un anno dal grande successo di Baldur's Gate 3. Quindi, anche se il primo Dragon's Dogma non ha raggiunto il successo che di solito cercano i giochi Capcom di grande budget,
credo in qualche modo che il sequel possa farcela. Sembra che tutto giochi a suo favore e, onestamente parlando, incrocio le dita. Per quanto riguarda invece i dettagli ufficiali sulla dimensione effettiva del gioco, non c'è ancora nulla, ma i dettagli sul preload sono stati confermati. Secondo Capcom sarà possibile installare il gioco 2 giorni prima del lancio, ovviamente dipende dalla piattaforma e se dovessi indovinare direi che Dragon's Dogma 2 sarà in qualche modo attorno ai 70-80 GB o più a seconda della piattaforma. Il gioco originale è di circa 20 GB su PC e poiché il sequel sarà più grande in ogni aspetto, oltre al fatto che i giochi sono semplicemente più grandi oggigiorno, penso che 70 GB o più sia una più o meno una buona stima. Quindi se avete già preacquistato il gioco o se state pensando di farlo, sappiate che potrete installarlo circa 48 ore prima del lancio, il 20 marzo. Almeno questo è confermato per PS5 e presumibilmente anche per Xbox, ma non siamo ancora sicuri per la parte PC. Ragazzi, e con questo è tutto per le notizie di oggi relative a Dragon's Dogma 2. Io, come sempre, vi ringrazio per la visione del video e noi ci vediamo, come sempre, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!